il suo ministero prenderà in mano il nodo trasparenza, ricalibrandolo sull'intervento attivo del cittadino. Ma come funzionerà in concreto la valutazione civica? Una delle novità che sicuramente io voglio introdurre è la possibilità per il cittadino di fare delle valutazioni e dei controlli e anche di esprimere un suo giudizio sull'operato della PA. Dobbiamo stare attenti però a una cosa: è chiaro che se noi diamo al cittadino la possibilità di valutare la pubblica amministrazione a seconda se dà o meno un'autorizzazione richiesta, non ci siamo, perché chi vede negata l'autorizzazione dirà sempre che quell'amministrazione non va bene. Io voglio dare al cittadino il potere di controllare la qualità del servizio in termini di efficienza, di cortesia, di concreto riscontro a quello che si chiede, ovviamente in un'area ben determinata. Io credo, tra l'altro, appunto, nel contratto di governo questo è previsto, che sia necessario un nuovo ruolo del cittadino. Tutti ricorderete che Brunetta aveva usato gli smile per fare vedere solo la qualità del servizio. Io vorrei fare un passo in più, cioè non soltanto il cittadino che dice va bene o non va bene, ma che dà dei suggerimenti, che ci aiuta. Ma dobbiamo individuare bene le aree, quindi sia il cittadino che dà delle sollecitazioni, sia il cittadino che valuta, sia il cittadino che ci aiuta.